Simone Gabbanelli, libero della Mad Store Macerata, quasi 30 anni, una vita nella pallavolo passata tra Loreto, Grotta Azzolina e Macerata in gran parte. Ti ritrovi in questa squadra, quarta in classifica, reduce purtroppo dalla sconfitta con la prima in classifica a Motta di Livenza, una sconfitta casalinga, e domenica prossima si presenta la seconda in classifica, Portoviro. Sì, domenica magari ecco, non siamo stati bravi a approfittare delle occasioni che ci eravamo creati e soprattutto in casa speravamo di fare un po' meglio, insomma. Però ecco, sapevamo che era una partita difficile perché Mota è una grande squadra, lo sta dimostrando che appunto è prima in classifica e quindi niente, in settimana stiamo lavorando per migliorarci ancora e insomma alzare l'asticella perché insomma adesso c'è il rush finale del campionato, ecco appunto andiamo a Portoviro che è la seconda in classifica, anche loro esprimono una bella pallavolo quindi servirà a giocare al massimo l'aiuto di tutti. Se eravate abituati a vincere, questa sconfitta può influire in qualche modo sul morale e sulla resa della squadra? Beh no, abbiamo analizzato con il coach insomma, e tutto lo staff dove possiamo migliorarci e certo è pur sempre una sconfitta, ci deve far insomma, dare la grinta in più per lavorare meglio in palestra in settimana e poi vedrai che insomma, i risultati verranno. Insomma, ecco. Comunque la sensazione è stata che potete benissimo misurarvi con le prime in classifica. Con Portoviro sarà un po' la prova del 9 di poterci stare nei vertici della classifica. Chiaramente sì, abbiamo un bel organico, tutti noi giocatori possiamo stare in campo e questo deve essere insomma un valore aggiunto e quindi speriamo, cioè nel senso noi lavoriamo per fare il meglio possibile, poi è sempre il campo a dire a che punto siamo insomma. L'obiettivo è sempre entrare nei playoff. Chiaramente sì. Senti, tu hai esperienza, questi giovani che a Porto stanno dando a voi della vecchia guardia, tu non sei neanche della vecchia guardia perché ce ne stanno altri un po' più avanzati, però la resa mi sembra molto buona. Sì, io sono a via di mezzo tra i più anziani e i più giovani, no, però i giovani stanno lavorando bene. E dall'inizio dell'anno si sono cresciuti e questo è sempre un tassellino in più che in allenamento alziamo sempre l'asticella e ecco dai un po' più veterani danno consigli ai più giovani e i giovani vanno via libera tutta insomma. Ismael Princi, schiacciatore della Mad Store Macerata, goriziano di nascita, ti ritrovi qua nelle Marche, insomma, stai disputando con la Mad Store un buon campionato. Sì, per il momento sono molto contento di come sta andando il campionato e sono contento anche delle opportunità che mi ha dato il coach. E niente, si cerca di lavorare sempre di più e dare sempre il massimo negli allenamenti. Sei al secondo anno qua a Macerata, come vedi questa squadra crescere durante il campionato e misurarsi con le prime in classifica? Diciamo che il primo impatto con Motta di Livenza non è andato bene, domenica c'è Portoviro, però avete anche dimostrato sul campo di poterci stare con loro. Certo, abbiamo avuto un periodo iniziale molto difficile dovuto anche al Covid. Però grazie agli allenamenti comunque siamo riusciti a riprenderci bene, siamo riusciti a raggiungere i posti alti della classifica insomma e quindi a riuscire a giocarcela anche con le squadre sopra di noi come Motta. La scorsa settimana anche se abbiamo perso abbiamo disputato secondo me una buona partita. Ecco, come avete analizzato questa partita andata male per affrontare meglio le prossime? Ma sicuramente non ci siamo pianti addosso perché comunque sapevamo che la squadra era molto forte, avevano ottimi elementi
come gamba, e quindi non ci piangiamo addosso affatto. Questa settimana abbiamo lavorato molto bene e arriviamo pronti a Portoviro. Senti, voi giovani date sempre più un apporto a questa squadra. C'è la vecchia guardia rocciosa, ma quando venite interessati in campo, insomma, non vi tirate certo indietro. No, questo no. Sicuramente i giocatori più esperti ci danno una grandissima mano e ci danno molta tranquillità quando giochiamo, quindi viene tutto molto più semplice. E quindi sì, riusciamo a giocare molto più sciolti e anche a tenere molto bene il livello. Come pensi andrà questo finale di campionato? Ma sicuramente non posso fare diciamo, previsioni future, però sicuramente noi daremo il massimo e arriveremo pronti ai playoff e diremo sicuramente la nostra.